fammi concentrare. Dobbiamo farvi conoscere due ladri. Faremo un'intervista esclusiva a due famosissimi ladri della città di Bari. Filippo e Mario. Vero Mario? Sì, ladro professionista, collega. Tu fai qua, collega. Tutti ladri, tutti per uno per tutti. Stiamo scherzando se questo non è. No, purtroppo no! Il fatto serio è che non stiamo scherzando! Che siero Marco! Non è come si deve! Sapete che è successa la sventura a questi due, poveri, che mi viene da ridere, perché viene da ridere, però è serio. Sono stati denunciati perché hanno grattato, secondo la denuncia, le due panchine che erano posizionate dove stiamo noi in questo momento. E sapete perché? Per il caos che fanno la notte, un fumo non mancava, si drogavano, lattine che buttavano all'interno del giardino, le panche si sedevano sui cofani delle macchine. Sapete perché c'è tutta questa gente? Campati e Mario. Perché loro dicono denunciateci tutti, le panchine, dove si è messe Mario? Dove le hai messe le panchine? Se ce l'abbiamo conservato nello scantinato. Nello scantinato di chi? Condominiale? Condominiale? È uno scantinato condominiale. Qui siete tutti complici, pur la nonna Lucia è complice. Pur la nonna Lucia è complice. Hanno ragione, loro non hanno fatto niente di grave. Hanno sbagliato perché non hanno dichiarato prima di toglierli. Questo solo. Ma poi innocentemente. Perché se vogliamo chiamare i truffatori, questi due bravi signori. Che sono bravi. Guardate il giardino come lo tagliano. Arriviamo anche a questo. Filippo e Mario, due ladri di panchine professionisti. Mi viene da ridere. Tra l'altro, insieme alla gente del quartiere, siamo piazzette dei Papi, parallele di piazzette dei Papi, guardate qui, guardate questo giardino. Questo giardino è curato da questi signori. L'aiuola, la Madonnina, il gioco d'acqua, le aiuole. Ma guardate quanto è carino. È vero o no? Maggiormente, da Mario e Filippo. Mario e Filippo, proprio i due ladri di panchine. Ma come ti è venuto che dadi? Voi avete telefonato ai vigili urbani, avete fatto protesta, avete detto. Qua abbiamo telefonato sia ai carabinieri, ai vigili urbani, ci siamo stancati. Cioè qua la gente era esasperata e purtroppo siamo arrivati al termine di farlo da solo. E cos'è Charles Bronson nel giustiziere della notte? Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan. Non abbiamo voluto rubare le panchine. Stavano nel costo condominiale. Le abbiamo conservate. Perché quando vedevamo quelle della Mucervi le dovevamo dare. E qui le panchine non le volete più. Perché le panchine qua non le vogliamo più, basta. Perché il casino era sera, sì. Non si poteva più riposare. È vero. Le persone si dovevano affacciare per dire, giovane, per favore, non fa rumore, questo e quell'altro. E non alle 23, parliamo delle 2. Parliamo. Alle 2 e in poi. E in poi anche. Quindi guardate questo cortocircuito. Qui abbiamo un intero vicinato che sta con Mario e Filippo. È giusto o non è giusto? È giusto, sì, perché la sera era il macello. Il macello. Marco. Io alle 3 devo andare a lavorare. Ti hanno suonato, ti sei sentito importante? Quando hanno citofonato, polizia locale, c'è il signor Mario? No, importante. Dello scantinato, sì, volevo le chiavi. Hanno detto, signori, mi dà le chiavi dello scantinato. Ho detto io, ma scusate, ma cos'è che volete? Dobbiamo andare giù allo scantinato. Però una domanda io la pongo, perché in mezzo a voi, sicuro in mezzo a voi, c'è il traditore. Chi è che ha fatto la telefonata? Prendi il coraggio, dici, perché? Non viene a galla. Avete pensato a qualcuno che le usava spesso? No, non usava nessuno di qui dal quartiere. Nessuno. Erano quelli che venivano da fuori. Che venivano e facevano la... Il manicomio. Voi venivate qui sulle panchine, anche con i motori, con le mani, con le mani. Fammi vedere con faccia, fai vedere con faccia. Un passama, la drogaglietta. Bello, guarda. No, è bellissimo. Guarda. Ecco, guarda il gioco d'acqua, guarda il gioco d'acqua, Tino. Guarda il gioco da Filippo, sei uno spettacolo, Filippo! Ma l'acqua la stai rubando l'acqua? L'acqua la rubi l'acqua? Pure l'acqua è rubata! Denuncia, chiamate pure per l'acqua! Ma di che stiamo
parlando qui, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando, no! Aspetta. Per due panchine, ma ci manca. Vorrei chiedere a chi ha fatto la denuncia che si presentasse al comando e che la ritirasse la denuncia. Perché io e Mario oggi pomeriggio abbiamo un appuntamento con il legale per poter procedere. Sono problemi seri per loro, per chi l'ha fatto. Se è intelligente, va lì, è una cosa che ci vogliamo bene. È stato un colpo di caldo. Speriamo, però, che vada lì e vada a ritirare la denuncia. Perché se andiamo avanti non ci fermiamo più. Anche perché siamo tutti testimoni. Tutti testimoni oculari, eh? Tutti testimoni. Ragazzi, guardate come da tanto poi il fatto diventa tanto.